Nel febbraio del 1975 ero passato in un terzo presente alternativo che chiameremo binario 3. E questo era un giardino, un parco di bellezze, di pace, un mondo superiore al nostro che veniva alla vita. Potei allora parlarle di tre anziché di due mondi. La nera prigione di ferro che era stata, il nostro mondo intermedio in cui esistono ancora la guerra e l'oppressione, benché siano state molto ridotte, e poi un terzo mondo alternativo che un giorno, quando le variabili giuste saranno state riprogrammate nel nostro passato, si materializzerà e si sovrapporrà a questo, e in cui, svegliandoci, potremo credere di aver sempre vissuto, essendo fortunatamente sradicato dalla nostra memoria, il ricordo di un mondo intermedio come quello della vecchia e nera prigione di ferro.